Ragazzi, ci siamo. Finalmente lo posso dire, finalmente esce il fumetto di Luca DJ e Max Dall'Oglio. Finalmente posso parlarne, me lo hanno fatto leggere in anteprima, io lo sapevo già da un po' che qualcosa bolliva in pentola, però finalmente l'ho avuto tra le mani virtualmente perché mi hanno passato il PDF, e sto parlando di Undersea, appunto il fumetto italiano, il manga italiano di Max Dall'Oglio e Luca DJ. Ovviamente Max Dall'Oglio ai disegni e Luca DJ alla sceneggiatura. Undersea parla appunto di Kira, questa ragazza che ha perso le braccia in passato e comincia il suo viaggio dell'eroe, scoprendo cosa ha causato tutto questo, scoprendo appunto un mondo sottomarino che cela un sacco di misteri, un sacco di avventure. Devo dire che quando l'ho letto mi ha ricordato molto anche Bioshock. Sono stato molto contento di trovare di nuovo queste atmosfere sottomarine, ma non sottomarine alla sirenetta, ma sottomarine alla steampunk sottomarino. Questa cosa mi è piaciuta un sacco, è una cosa che viene fatta poco, viene sfruttata ancora poco, e quando la si sfrutta è molto bella da leggere, da assaporare. Sono curioso anche di sapere cosa ne pensano i miei stimati colleghi che hanno avuto l'opportunità insieme a me di leggere in anteprima questo fumetto, tra cui appunto cito Kuro del canale di Kuro. Voglio sapere un po' la tua. Io ho apprezzato particolarmente la sottotrama di quel personaggio che adesso non si può dire perché sennò è spoiler, però è quel, diciamo un po' la linea comica, quello bassettino col naso strano. Mi è piaciuto parecchio, parecchio, parecchio. Mi sono un po' identificato, ecco, diciamo. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, quando uscirà ufficialmente il fumetto. Fammi sapere anche tu, Kuro, cosa ne pensi, e complimenti ancora a Luca DJ e Max Dall'Oglio per l'inizio di questa straordinaria avventura sottomarina.